Un allevamento per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Siamo a Bressanvido, siamo tornati a Bressanvido come facciamo ogni anno per un appuntamento organizzato da ARAV, dagli allevatori del Veneto. Qui per parlare di allevamenti, di miglioramento genetico, di miglioramento della gestione delle stalle, ma anche di informazione e disinformazione. Walter Lucchetta, direttore ARAV, c'è la volontà di spiegare veramente come stanno le cose per gli allevatori, ma soprattutto per i consumatori. Noi abbiamo messo insieme quello che stiamo facendo come Associazione Regionale dei Allevatori del Veneto, come associazioni nazionali di razza, uniti al fatto di dare una corretta informazione su qual è il reale impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento dal punto di vista climatico, dal punto di vista dell'ammonia che va in atmosfera, dal punto di vista della anidride carbonica. Lavoro a favore di una ulteriore riduzione dell'impatto ambientale. Ricordo che negli ultimi 12 anni gli allevamenti italiani hanno ridotto del 52% l'utilizzo di antibiotici e le sorprese, quando verrà fuori la verità oggi, saranno veramente importanti. Grazie direttore, è stato esaustivo. Il resto ve lo raccontiamo dopo i titoli. A Bressanvido nel Vicentino presentati i dati reali sulla produzione di anidride carbonica e metano delle stalle venete e si scopre che allevare bovini è ecologico. Siamo pronti per affrontare un inverno siccitoso come il 2021 o piovoso come il 2010? Tecnici, politici e amministratori a confronto negli incontri organizzati a Milano dai consorzi di bonifica del Veneto. Meno prodotto ma di qualità più elevata, si preannuncia così la nuova annata delle olive. Dal Garda al Cansiglio, partita la raccolta verso i frantoi per la nuova spremitura dell'olio veneto. Pederobba in festa per la 49esima edizione della mostra dei marroni di Monfenera. Ottima produzione con grandi pezzature, ma il caldo anomalo ritarda la raccolta. È uno degli animali che meglio ricordano i grandi rettili della preistoria. È l'iguana verde che, nonostante il sangue freddo, sa essere a modo suo anche affettuosa. Grande festa domenica alle Trevigiane, Case Piavone sullo Storga per i 55 anni del gruppo folcloristico trevigiano. Scoperta una targa in ricordo del fondatore Franco Grespan, uno dei primi volti della nostra rubrica sulle tradizioni contadine. Il professor Cassando ha parlato del caso Frisona. Applicare, mettere in pratica quelle che sono le conoscenze e gli studi da parte degli allevatori fa la differenza. È fondamentale la collaborazione che abbiamo con ARAV a livello Regione Veneto per dei progetti pilota e noi come associazione di razza Frisona, Bruna e Jersey italiana applichiamo a livello nazionale in tutti gli allevamenti, circa 10.000, queste sperimentazioni che vengono fatte nella nostra regione. Sostanzialmente sono conoscenze innovative che permettono di aiutare gli allevatori a ridurre i costi di produzione, a ridurre l'impatto ambientale, usare al meglio il colostro che dura per pochi giorni e la secrezione della ghiandola mammaria nei primi giorni dopo il parto, una secrezione naturale che poi si trasforma in latte ed ha delle proprietà immunitarie e nutrizionali indispensabili per il vitello, per sopravvivere, per crescere e diventare bovino. Da latte. Giornate di questo genere aiutano a comunicare a tutta la comunità, alla società, cosa si sta facendo e qual è il beneficio che un allevamento bovino da latte può dare in termini di riduzione di impatto ambientale, perché ricordiamo che la prima economia circolare è proprio la zootecnia applicata nella filiera agroalimentare. Grazie, adesso le notizie. L'esperienza della Spagna, l'allarme lanciato anche dalla vicina Croazia, i numeri dell'invasione sul delta del Po. A Porto Viro, nella sede del Parco regionale, lunedì scorso si è fatto il punto della situazione sul granchio blu. Convocati dalla CIA Pescagri, i vertici nazionali e regionali del settore pesca per dare una risposta alle oltre 1.400 aziende che allevano cozze, vongole e l'ostrica rosa del Delta. Numeri impietosi per questo crostaceo, che ha azzerato la produzione nella sacca del Canarin e distrutto il 90% degli allevamenti a Scardovari. Raccolta intensiva e smaltimento, l'unica soluzione attualmente possibile, questo è il messaggio conclusivo con i pescatori che chiedono fondi per tornare in mare. Cambiamento climatico e impatto sui nostri territori, che devono essere gestiti tenendo conto di stagioni siccitose, come di piogge improvvise e torrenziali, con danni incalcolabili per le comunità, per l'ambiente e per l'economia. Di questo hanno discusso i consorzi di bonifica del Veneto a Milano nel corso degli incontri organizzati dal Festival dell'Acqua.
Fermare la cementificazione che, nonostante la legge quadro, continua ad avanzare. Il segnale forte è arrivato dal direttore ANBI Andrea Crestani, mentre dall'assessore all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottaccin la conferma della costruzione di 23 bacini di laminazione con oltre 2.500 cantieri a difesa del suolo. Nuove tecnologie per una migliore gestione delle acque, invece, l'impegno costante dei consorzi per voce del presidente Francesco Cazzaro. Al via la 49esima edizione della mostra Mercato dei Marroni del Monfenera. 3 settimane per promuovere una delle eccellenze della marca e del Veneto. Ma anche qui, ha sottolineato il presidente della Proloco Manuel Bresolin, si fa sentire il cambiamento climatico con i ricci che rimangono ancora sui castagni. Produzione in ritardo, quindi, compensata da una qualità elevata che acquista ancor più valore se ricordiamo come questa varietà sia stata per anni in pericolo a causa dei danni causati dalla vespa cinese. Al via l'annata dell'olio veneto. Con l'invaiatura dei primi frutti di Leccino, dal Garda al Cansiglio, è iniziata in questi giorni la raccolta delle olive. Nonostante gli sbalzi climatici, quest'anno rispetto al passato la produzione si annuncia buona, anche se non abbondante, bilanciata da un'ottima qualità. Professor Massimo De Marco, Università di Padova. La formazione dell'allevatore è fondamentale per migliorare i nostri allevamenti e quindi diminuire l'impatto ambientale. Ma assolutamente sì, noi cerchiamo attraverso le attività di ricerca, poi in collaborazione con Arava, cerchiamo di trasferire nuove conoscenze. Sono di grande supporto all'allevatore che può, attraverso dei numeri, delle informazioni che vengono portate quotidianamente, migliorare la sostenibilità del suo allevamento, rendendolo sempre più competitivo e efficiente. Forse tutto il comparto deve essere un po' più, diciamo, anche orgoglioso di quelle che sono stati negli ultimi anni gli aumenti, diciamo, di conoscenza, e quindi deve essere anche proattivo nel comunicare al consumatore. Si fa tanto di buono in tutte le filiere zootecniche, molto spesso questo non arriva alle orecchie del consumatore, che magari invece è colto da, o è portato a, talvolta anche a credere ad alcuni messaggi che vengono magari convogliati in maniera troppo rapida e che non riescono a rendere merito a quella che è l'attività quotidiana che gli allevatori fanno tutti i giorni con grande dedizione, con grande attenzione nei confronti sia degli animali che dell'ambiente, per produrre latte e prodotti lattiero caseari che sono fondamentali per la salute del consumatore. Grazie, se noi ci fermiamo per la pubblicità, seconda parte continueremo a parlare di allevamenti e informazione. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la battaglia degli allevatori per una corretta informazione. Siamo con Floriano De Franceschi, presidente ARAV. Presidente, voi avete organizzato questa giornata per dare maggiore informazione? Sicuramente sì, i progetti che abbiamo presentato oggi che vanno a migliorare benessere animale, ma anche poi andare a ridurre l'impatto ambientale. Nella parte finale degli interventi, che è stata molto interessante, è quella che si sta un po' smontando queste fake news che l'agricoltura inquina. Presidente, parte importante riguarda però, abbiamo sentito, il miglioramento genetico degli allevamenti e delle varietà. Beh, è ovvio, il lavoro nostro tecnico è la raccolta del dato. Questo dato che poi viene serve agli allevamenti per migliorare la propria efficienza, perché migliori quello che conosci, quindi se non lo conosci non puoi migliorarti neanche come allevamento. Poi tutti questi dati che vengono trasmessi e elaborati alle nazionali di razza del sistema allevatori permettono di migliorare, efficientare anche il metano che poi gli animali producono, no? Quindi avere una maggiore efficienza in stalla significa anche inquinare meno. Senta, ma tutto il lavoro che c'è dietro per abbattere o comunque per migliorare sempre gli allevamenti sotto il profilo di impronta e impatto ambientale, riuscite a comunicarlo? No, questo ancora non riusciamo a farlo in maniera giusta. Oggi l'intervento del dottor Buttazzone del CREA è stato molto importante. Questi dati andrebbero comunicati in una maniera forte a tutti i cittadini.
Se pensiamo che il 70%, forse più, vive nelle metropoli, nelle città, e pochi conoscono e sanno di agricoltura. Questo è un tema che affronteremo probabilmente anche, io penso, a livello nazionale come Sezione Italiana Allevatori, per vedere come fare a informare correttamente tutti i consumatori. Grazie Presidente, è il momento del nostro Lorenzo Gatto. Visto che questa settimana si parla della carne, ecco che allora ne parliamo anche noi da un punto di vista, diciamo, dell'alimentazione salutistico. Intanto, perché è importante mangiare la carne? Beh, perché è un apporto di proteine ad alto valore biologico. Poi c'è la vitamina B12, la quale la si trova solo negli alimenti di origine animale, e cioè la carne, che sia rossa o bianca, lo stesso, le uova e nel latte. Non esiste nel mondo vegetale. Adesso affrontiamo il tema. La carne è davvero cancerogena, come si dice? Beh, la risposta è sì, ma quanto e perché? Importanti studi clinici hanno documentato che il consumo di 100 grammi di carne rossa al giorno continuativamente aumenta il rischio di avere un tumore al colon dello 0,17. Ma come possiamo diminuire ancora questo rischio, se non proprio azzerarlo? Beh, è semplice, basta consumare assieme alla carne rossa delle verdure, verdure a foglia verde, verdure crude, e anche bere un buon bicchiere di vino rosso. Perché? Perché questi alimenti contengono delle sostanze, polifenoli, flavonoidi, che contrastano la problematica che può indurre la carne rossa a livello dello stomaco e dell'intestino. Praticamente noi in questa maniera azzeriamo il rischio tumore del colon per la carne rossa. La prossima settimana continueremo a parlare della carne rossa, parleremo della vitamina B12 e di come cuocere la carne evitando problemi per la salute. Dirompente è stata la relazione del dottor Luca Buttazzoni del CREA. Sono novità, è il risultato di ricerche iniziate nel 2019 a Oxford e poi cresciute e finalmente recepite e avvalorate da un report della FAO che è uscito il 25 settembre, solo pochi giorni fa. Questo impatto sulla della CO2 e degli allevamenti? Sostanzialmente non c'è, nel senso che i bovini mangiano erba, mangiano vegetali, quindi non mettono in circolo carbonio fossile, ma mettono in circolo carbonio già in circolo. E quindi in realtà è cambiato il paradigma. I bovini da inquinatori sono uno dei pochi strumenti di mitigazione del cambiamento climatico. Il problema dei bovini è che emettono metano, che è un gas che contiene sempre un carbonio vegetale naturale, ma combinandosi con l'idrogeno crea un gas che ha un effetto serra superiore a quello dell'anidride carbonica, 27 volte di più. Queste nuove ricerche hanno ricalcolato l'effetto del metano, perché il metano dura in atmosfera pochi anni. E questo problema ha tre soluzioni? Sì. La prima è la genetica, selezionare animali che emettono meno metano. La seconda è utilizzare additivi alimentari che cambiano il microbismo ruminale. La terza, utilizzare le deiezioni nei digestori per produrre metano. Il metano verrà usato dai motori che emetteranno anidride carbonica, che però è biogena, non è fossile. Sì, poi questo discorso che per fare una bistecca si consuma una follia d'acqua? Questo è un equivoco. L'acqua che cade sul campo di mais viene accreditata alla produzione zootecnica, se quel mais viene dato agli animali. Ma non è che quell'acqua viene persa o consumata, quell'acqua è, se si coltivassero carote, verrebbe accreditata alle carote. Questa è l'impronta. L'altro concetto invece è l'impatto, quando l'acqua viene sporcata, diciamo, da una determinata produzione. Ma se vediamo tutti i dati del consumo idrico degli allevamenti, l'acqua grigia, cioè quella effettivamente consumata, non supera il 4% del totale. La perdita della nostra rete idrica nazionale italiana viene stimata intorno a un terzo, 33%. Secondo lei ha più impatto ambientale un allevamento o la produzione di carne sintetica?
Questo non si può sapere, perché la produzione di carne sintetica è ancora coperta da mille segreti industriali e brevetti, quindi non sappiamo in realtà quale sarà l'impatto, anche perché non sappiamo quali saranno le condizioni di produzione, se la carne sintetica dovrà essere prodotta con gli stessi livelli di sicurezza di un farmaco o no. Grazie, adesso è il momento del nostro Adriano Favaretto. Siamo arrivati alla metà di ottobre, il tempo è ancora caldo, forse anche a massa, basta, ma comunque i consigli di oggi riguardano le piante da interno, le piante da appartamento. Certamente le avrete portate fuori in primavera, messe all'ombra, adesso è tempo di portarle all'interno o quantomeno sotto casa. Quali sono le cose da fare? La pulizia delle foglie e l'invaso, chiaramente se non l'avete fatto in primavera. Cominciamo con questa varietà di filodendro. Come vedete è sporca dalle polveri della stagione, insomma, no? Quindi mettete una mano sotto e con straccio umido una bella passata e giù andare una per una, anche nel senso della venatura, vedete? Perché vi dico denettare piante, spolverarle? Perché la polvere che si posa durante la stagione che è fuori o anche in casa non permette di respirare la pianta. Altra operazione da fare è eventualmente il rinvaso. Da cosa si vede se la pianta ha bisogno di essere invasata? La sollevate, questa ha bisogno di essere invasata perché ormai le radici hanno mangiato tutto il terreno. Allora cosa si fa? Come vedete si cambia vaso. Da questo mettiamo su questo. Questo ho messo già nel terriccio nel fondo, ma prima di metterle dentro rompeteci un po' le radici attorno. Poi appoggiarle nel fondo, perché così le radici vanno a contatto subito col terriccio nuovo. Fate attenzione a una cosa, che rimangano un centimetro di spazio tra la zolla e il bordo del vaso, perché così quando poi annaffiate l'acqua rimane un po' dentro, non deborda e vi sporca dappertutto. Ecco, la pianta è pronta, basta solo bagnarla. Però prima di bagnarla io vi darei questo consiglio. Prendete il sottovaso, lo mettete dentro un po' di ghiaia, l'acqua che è in mezzo ai sassi nell'evaporare crea l'umidità alla pianta stessa, perché i nostri appartamenti sono asciutti, sono secchi, insomma, e quindi ha bisogno di umidità la pianta. E come sempre, mi raccomando, fate un bel lavoro. Il dottor Dario Antonietto ha raccontato presente e futuro della razza rendena, però ha lanciato anche una provocazione, ovvero la razza rendena sarà una razza di vacche di cartone. Il mio timore è che, seguendo cosa succede per certa parte dell'opinione pubblica, sembra quasi che l'ideale in futuro possa essere la vacca di cartone. Chiaramente son ben convinto e noi lavoriamo invece perché continui l'allevamento della vacca vera, che produce latte buono, formaggi buoni e carne sana. Poi tra l'altro voi avete già combattuto perché volevano eliminare questa razza. Ma è successo in più riprese, intorno prima agli anni 1910, poi intorno al 1940, quando volevano eliminare queste razze, che invece sono un'importante fonte di biodiversità, e quindi avere una varietà di ricchezza genetica vuol dire anche essere attrezzati per eventualmente affrontare e superare difficoltà anche dal punto di vista climatico che ci potrebbero essere. E con Lorenzo Regano parliamo delle vostre esperienze. Ma facciamo un esempio pratico dei vostri studi nel momento della nascita. L'inizio della lattazione, che coincide con il parto, è uno dei periodi più delicati per l'animale. È più sensibile, tendenzialmente è un po' immunodepresso, va incontro a un incremento delle esigenze dal punto di vista alimentare e possono sorgere delle problematiche. Quello che abbiamo fatto noi è cercare di analizzare un dato che deriva dall'attività dei controlli funzionali portati avanti dall'Associazione Italiana Allevatori andare a valutare se questo dato è geneticamente trasmissibile ed è legato appunto alla resistenza ad una particolare malattia che prende il nome di chetosi e riguarda le vacche in produzione. Abbiamo visto che il carattere è un carattere selezionabile e se otterremo dei miglioramenti
Per questo carattere sicuramente ne beneficerà la salute dei nostri animali. E quindi una risposta per il futuro degli allevamenti passa attraverso la selezione genetica? Assolutamente sì, è una risposta che dà benefici nel lungo periodo, però sono benefici che diventano strutturali, nel senso che se noi miglioriamo il bestiame, questo geneticamente lo sarà migliore praticamente per sempre. Però qui parliamo di miglioramento genetico o di GM? No, assolutamente niente a che fare con lo GM, qua semplicemente scegliamo gli animali che sono migliori, ad esempio, o per la produzione di latte da un punto di vista quantitativo, per la produzione di carne, piuttosto che per la resistenza alla malattia, senza alcun tipo di esperimento o modifica diretta di quello che è il DNA degli animali. Grazie, adesso zampettando. Oggi siamo qua per conoscere questa simpaticissima specie che è quella dell'iguana verde. L'iguana verde è tra gli animali esotici non convenzionali uno dei più comuni. In primis, pur essendo un rettile, crea delle relazioni anche affettive con chi lo gestisce e sa trasmettere affetto. Poi sono animali particolarmente affascinanti perché ricordano i dinosauri, ricordano l'origine della vita sulla Terra. Sono animali di facile gestione perché sono degli erbivori, dei florivori, e quindi mangiano fiori, vegetali, pezzetti di frutta. Necessitano però di molto spazio perché anche acquistati piccoli rapidamente raggiungono dimensioni importanti come in questo caso, e quindi la loro teca deve svilupparsi nel senso dell'altezza perché sono degli abilissimi arrampicatori che in natura vivono gran parte del loro tempo sugli alberi, e poi devono essere garantite loro delle ore di libertà dove possono muoversi in un ambiente controllato e sicuro. Come tutti gli animali a sangue freddo, non può essere tenuto a temperatura del nostro appartamento, gli devono essere sempre garantite anche degli spot termici perché, non potendo regolare da solo la temperatura del proprio corpo, ha bisogno di fonti di calore esterne. Le iguane hanno bisogno di radiazione solare diretta oppure di avere delle lampade non solo riscaldanti ma anche ultravioletti per garantire loro una corretta sintesi e metabolismo del calcio e della vitamina D3. Sono animali di comune reperibilità nei negozi specializzati. Come sempre, quando si decide di acquistare un animale così particolare, è sempre importantissimo documentarsi molto bene prima dell'acquisto, essere in grado di garantire tutte le esigenze caratteristiche della specie ed avere sempre i giusti contatti per eventuali ricoveri quando andiamo in ferie o per le cure del caso. Presidente, abbiamo sentito parlare di presente e futuro degli allevamenti, ma abbiamo sentito parlare soprattutto dell'attacco che i nostri allevatori hanno da parte di un certo ambientalismo. Riusciremo a cambiare questo modo di pensare che si sta insinuando nell'opinione pubblica? Ma diciamo che qui abbiamo assistito anche a dei dati finalmente che ci hanno fatto capire il reale impatto che ha l'agricoltura e l'allevamento in questo caso. È chiaro che occorre fare una massiva azione di divulgazione di quello che è il messaggio che va dato. Oggi spesso come agricoltori ci siamo concentrati sul produrre bene, sul garantire prodotti di qualità, salubri, però probabilmente abbiamo tralasciato la necessità di creare anche un'opinione all'interno ad esempio dei nostri giovani, per fargli capire che oggi l'agricoltura è un elemento fondante per avere quel grande obiettivo che è quello della sostenibilità ambientale, cioè quindi avere un mondo migliore, e su questo ci dovremo probabilmente concentrare di più. Grazie, adesso le previsioni. L'aria anticiclonica ampia che è perdurata e ha favorito il prolungamento anche di parecchi giorni, di parecchie settimane della stagione estiva, ora mostra segni di indebolimento e ne approfitterà subito un primo sistema perturbato, come dire, non trova più la barriera anticiclonica e quindi
parte si spinge verso sud-est sino ad interessarci, ed è evidente anche dalla carta del tempo. È un primo sistema perturbato e che si muove ancora in un campo di alte pressioni residue, anche se indebolite. Quindi gli effetti saranno timidi, non saranno intensi, della nuvolosità, qualche brevissima precipitazione. Ma quello che poi avverrà più importante è a seguire una famiglia di sistemi perturbati da nord-ovest verso sud-est, ci interesseranno in modo regolare da metà prossima settimana, da mercoledì, e queste, stante pure la stagione, quindi autunnale, apporteranno una copertura del cielo, delle precipitazioni prima sparse, poi diffuse, e anche qualche temporale. Insomma, si rientra nella normalità dell'autunno avanzato, siamo adesso. E intanto per fine settimana, ecco, abbiamo ancora questa velatura del cielo, sabato, domenica un aumento della copertura, pomeriggio qualche prima precipitazione piuttosto sparsa, pausa, e da mercoledì ecco il cambiamento di cui accennavamo, quindi le piogge, quindi saranno anche utili in questo periodo per l'agricoltura, saranno piuttosto diffuse e continue, quindi dovrebbero essere piogge tra virgolette buone. E i venti intanto sono deboli, inizialmente prossime 48 ore dai quadranti meridionali, aria ancora umida, poi dalla prossima settimana si pongono da nord-est, e quindi questo fa cambiare un po' tutti. Le temperature, anche questo è importante per la nostra natura, le minime intanto i prossimi giorni ancora 15, 17, 18 gradi addirittura, le massime 24, 25 sabato e domenica, che sono ben al di sopra della norma, poi rientreranno velocemente la norma, le minime non avranno grandi variazioni, le massime non raggiungeranno i 20 gradi, qualche volta si fermeranno addirittura a 16, 17 gradi, a seconda della perturbazione se sta passando in quel momento, nella mattinata. E l'Alto Adriatico, anche questo inizialmente poco mosso, poi con i venti da nord-est diventerà mosso o addirittura molto mosso. È tutto. E le conclusioni le tiriamo con il direttore dell'Associazione Italiana Allevatori, Mauro Donda. Credo sia molto importante la finestra che è stata aperta su uno dei tanti aspetti distorti con quale viene rappresentato il settore zootecnico, no? È da qualche anno in cui siamo costantemente additati e sotto accusa dalle istituzioni, dall'opinione pubblica, lo diceva anche il direttore di ARAV, no? Tappezzati gli autobus di Milano con un messaggio che dice: la zootecnia produce più gas serra di tutti, aerei, navi, mezzi di trasporto, industrie del mondo. È una boiata incredibile, è una falsità clamorosa, no? Che, voglio dire, andrebbe denunciata, no? Ma pensi che non più tardi di una settimana fa, in una trasmissione su una rete nazionale, hanno continuato a fare un parallelismo, una correlazione diretta e totale tra presenza di allevamenti e particolato. È una boiata clamorosa, perché il particolato è frutto di combustione, sfregamenti, cioè deriva da particolato fisico che sta in atmosfera. L'attività zootecnica in realtà non produce particolato, se non per i freni dei trattori, delle macchine di movimento, però in realtà tutto viene ricondotto alla produzione di ammoniaca, che farebbe da legante. Dico, da un punto di vista tecnico è una bestemmia, no? Però dico che è necessario per noi fornire strumenti di informazione corretta, tanto per gli allevatori, tanto per i tecnici, anche per le istituzioni che poi devono assumere decisioni politiche. Dietro a tutto questo, che ci sia il business della carne sintetica. Beh insomma, lei l'ha detto, insomma, è chiaro che sono interessi clamorosi dentro tutto questo, no? È chiaro che tutto questo è frutto di speculazioni incredibili, poi del fatto di mettere nelle mani di pochi una brevettabilità sul cibo, è una cosa che anche da un punto di vista, diciamo, di democrazia economica non sta in piedi, no? È come dire l'acqua la privatizziamo, no? Ci sono dei beni che vanno tutelati in senso più ampio, e anche su questo credo che io mi aspetto che le istituzioni, da quelle più alte a quelle più basse, pian piano ci diano una mano a invertire questa tendenza e a riportare sui binari corretti anche tutte le riflessioni necessarie su questo ambito. Grazie, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a un servizio che abbiamo realizzato in ricordo di un amico che ci ha lasciato qualche tempo fa e che giusto domenica il suo gruppo ha festeggiato. Sto parlando di Franco Grespan e del gruppo folcloristico trevigiano. Allora gustiamoci questo servizio e noi ci vediamo la prossima settimana. Qui che stava ben cantava: Vegna rasto San Martin, bevare un bocal de vin, fare in la ciucca. Oh, oh, oh.
canti popolari, anime delle nostre radici e vera congiunzione tra generazioni. Sono quelli che Franco Grespanna ha da sempre cercato e riscoperto e che il suo gruppo continua a tramandare divulgandogli in ogni manifestazione. Una vita e un'opera che domenica sono state ricordate con la festa per i 55 anni del gruppo folcloristico trevigiano e la scopertura di una targa in ricordo del fondatore e del suo impegno a difesa delle nostre tradizioni. Perché è proprio a Franco che Treviso deve il processo alla Vecia, un vero e proprio rito di mezza quaresima sull'ansa del Sile a Ponte Dante. Il processo della Vecia è leggera satira, mi fissa e rice per una settimana, anche perché dopo vado a casa e mia mamma, che la gava dalla sua antenna 3, la dice: hai ragione, te dovevi sistemare, te dovevi fare. Perché Franco, negli anni della sua officina di Piazzale Burchiellati, aveva imparato bene cosa significa per i trevigiani ridere e ridersi addosso senza rancore. Trevigiani profondamente legati alle proprie radici, tramandate da sempre nei canti e nei balli di comunità. Sappiamo che il grande scopo del nostro gruppo è quello di imparare le usanze e le tradizioni dei nostri nonni, perché conoscere il passato ci permette di vivere in modo più consapevole il nostro presente. E in fondo sta tutto qui il senso del gruppo folcloristico trevigiano e dell'impegno di una vita di Franco Grespan, raccolto dall'attuale presidente Ivano Camarin, che alla fine della festa l'ha voluto salutare così. Tutti assieme, mai fermarsi, sempre avanti. Grazie. Una festa che invece Franco avrebbe concluso così. Vi saluto e stiamo bene e avanti sempre. E lungo e largo pal Veneto, se riva Treviso, città dal suo sorriso.